Un saluto a tutti gli utenti di Console Tribe, benvenuti in questo dodicesimo, sì, siamo al dodicesimo video let's play di Shadow of the Colossus. Ormai non manca tanto, stiamo al 12 su 16 praticamente. Non manca proprio tanto. Allora, la spada come sempre ci indica la direzione in cui dirigerci. Qua dobbiamo attraversare il solito ponte qui. Ormai sti ponti, quanti, non so quanti ce ne sono. Guardate però in basso lì la cascata meravigliosa. Veramente bella. Non ricordo neanche gli indizi che ci aveva lasciato la voce. Quindi non so, non ho più idea di dove stiamo andando, o meglio di chi stiamo per affrontare. Qua c'è anche la pietra per salvare. Caso mai mi fermo un attimo e salvo, almeno questo, così poi non se mai faccio qualche cretinata non devo sbagliare. Cioè non devo rifarmi tutta la strada, anche se poi chissà quanta è. Intanto vedo sullo sfondo una cascata meravigliosa, ho intravisto, guardate lì che bella sulla destra. E mi sa che ci dobbiamo dirigere proprio lì. Credo di sì a questo punto. Quindi andiamo verso il ponte solito, un altro ponte. E poi c'è questa foresta. Dove andiamo adesso? Vediamo se di qua. Perché la cascata sta verso l'altro bordo, no? Quindi ecco qui. Ecco qua, sì. Da questa parte. Benissimo. Io ricordo, queste erano scene, questi luoghi si sono visti anche nel trailer di annuncio del gioco. Io tanto che questo gioco è stato migliorato dal punto di vista grafico con questo remake, che alcune sequenze, alcune ambientazioni sembravano completamente nuove. Cioè io avevo proprio rimosso questo tipo di ambientazioni, le foreste o altro, le avevo proprio rimosse, non le ricordavo nel gioco originale. E quindi quando ho visto il trailer ho detto, ah, ma questi non solo hanno ripreso il gioco originale, ma ci hanno fatto anche ambientazioni nuove. Poi vai a vedere, in realtà sono le stesse ambientazioni, solo che è stato così migliorato da un punto di vista tecnico che davvero sembra un gioco completamente nuovo. Davvero tanta tanta roba. Però adesso sto cominciando a ricordare qualcosa, tipo che qua dobbiamo nuotare controcorrente e quindi dobbiamo stare attenti a non cadere giù. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Adesso sfruttiamo questo piccolo sentiero e poi ci buttiamo in acqua. Via. Sì, forse se nuoto sott'acqua riesco pure a sfruttare un po', a non essere infastidito, diciamo, dalla corrente. Ecco il colosso. Colosso in acqua praticamente. Allora, questo è spara elettricità dalle sue corna. Allora, per sconfiggerlo devo un attimo fare mente locale. Se non mi sbaglio, però bisogna salire sulla sua schiena. Vediamo se ricordo bene. Se solo riuscissi a salire sulla sua schiena. In questo caso la telecamera non mi sta neanche aiutando troppo. Ecco. Ancora. E state fermo. Ecco qua, saliamo. Mettiamo la testolina fuori, benissimo.
Allora, arrampichiamoci sul corpo del colosso. Praticamente questa è una sorta di tartaruga, dai, diciamo, una tartaruga di mare. Non ricordo se... oddio, la tartaruga quella l'abbiamo già affrontata, no? Vi ricordate quello che con le cascate sotto i piedi si ribaltava? Però anche questa, diciamo, ha alcune similitudini con quel colosso, diciamo. La lentezza dei movimenti e così via. Allora, una volta arrivati alla testa, bisogna starci, prima di tutto sopra la testa, rimanerci. Sali più in alto, un attimo. Allora, adesso, questi cosi, se non ricordo male, servono praticamente per far muovere il colosso. Quindi noi dobbiamo spostarci. Ops. Dai, fermo. Ragazzi, io finirò a terra, già lo so. In acqua, anzi. Vabbè, io poi... Ok. Sì, praticamente direzionare il colosso, vedete, verso queste postazioni. Ecco, adesso cammina in avanti. Andale. Adesso capirete anche perché stiamo spingendo il colosso da questa parte. Ok. Attenzione adesso che non mi colpisca con l'elettricità. Benissimo. Ora... mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Sì, mi sa di aver fatto una grande gaffe. Ok. Se non mi sbaglio il punto debole ce l'ho lì sulla pancia. Mi ero confuso un attimo. Aiuto. Adesso aspettiamo di nuovo che si alzi. Alzati. Bravo. Ecco qua. Più che una tartaruga ricordo un cavallo marino. Ecco qua il punto debole, l'abbiamo beccato. Sembra anche abbastanza coriaceo perché con un colpo caricato al massimo non ci ho tolto tantissimo. Oh, non tornare in acqua. Ok, ragazzi, adesso bisogna rifare lo stesso strifico per credo una o due volte ancora. Quindi risaliamo sulla sua schiena. No, però stai fermo, ti prego. No, si sta muovendo, vi prego. Fatelo stare fermo. Oh, non si ferma. Ecco qua. Si è fermato. E adesso ricomincia a ballare su se stesso per non farmi prendere, per non farmi salire sulla sua testa. Ecco qui. Adesso di nuovo lo colpiamo su questa corona. Non so neanche come chiamarla di preciso, però insomma ci siamo capiti. In modo tale da farlo spostare da quella parte. Vediamo un po' se ci riesco. Ecco. Abbiamo puntato l'obiettivo. Ehi. Ecco, cammina ora. Mi sa che si deve spostare leggerissimamente a destra. No, dove vai? Dove vai? Destra. Ma dico, ma tu non potevi avere il punto debole sulla testa come i tuoi compari, no? Sì, questo colosso fa perdere un sacco di tempo nella preparazione, perché poi è abbastanza semplice, no? Dai, un altro passo più avanti. Oddio.
Oddio. No, perché non avevo la forza di risalire di nuovo in testa a lui. Tiravo il joystick sul televisore. Ecco qua. Sali. Mettili sulle tue belle zampine. Orsù. Eccolo. Eccolo. Ce l'ha fatta. E noi adesso ci arrampichiamo di nuovo su di lui. No, cavolo, non l'ho colpito bene sul punto debole. Dovevo essere più preciso. No, di nuovo. Pensavo di farcela a sto giro. Ma sono stato stupido. Dovevo scendere, perdere un secondo in più, scendere un po' più in basso e colpirlo bene al centro. E adesso lui cosa fa? Distrugge anche le piattaforme. Così giustamente noi non lo attacchiamo più. Però ce ne sono altre due o tre se ricordo bene, quindi. Ecco qua. La telecamera qui, mamma mia. Fermo. 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 Eccoci qua, siamo risaliti su di lui. Ok, dai, l'ultima scalata. Eh sì, speravo di poter salire con la corsa, invece no, bisogna sempre stare arrampicati, purtroppo. Ok, piano piano. L'ultima scalata. Si muove, ok, dai, ci siamo. Eccolo lì, abbiamo puntato l'obiettivo. E dai. Vai più in là. Sinistra, mannaggia. Oh, ci siamo. Ragazzi, quando non riesco. Se ti avvicini un attimo, maledetto. Dai. Oh, ora sì. Non c'è comunicazione tra me e lui, e quello è il problema. Sì. Oh, ce l'abbiamo fatta. E adesso ci prepariamo al colpo finale, ragazzi. Mentre sale, io vi invito a lasciare un bel like, commentare, iscrivervi al nostro canale e venirci a trovare ovviamente anche sul nostro sito. Con Shadow of the Colossus vi ricordo, l'appuntamento è per ogni lunedì. Ormai poche settimane e siamo arrivati alla fine. Eccoci qua, colpo di grazia. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao!
Zunzino. What do I give you?